noi stiamo facendo, abbiamo fatto nel corso di questi decenni grandi processi, grandi indagini, grandi processi contro le mafie, il grande lavoro fatto dai magistrati delle forze dell'ordine in Sicilia, che ha sconfitto quella cosa nostra. Quella cosa nostra che non c'è più, ma non, noi abbiamo fatto grandi indagini in Calabria dove abbiamo sconfitto grandi casati, grandi dinastie di 'ndrangheta. Quella cosa nostra non c'è più, ma non perché è morto Rino Provenzano. Quella cosa nostra è morta nel momento in cui ha deciso di scontrarsi contro lo Stato. Cioè, nel momento in cui Rina, che era uno stupido Rina, non era una persona intelligente. Perché non era intelligente? Perché non aveva una visione. Era solo uno stupido violento che pensava di dettare l'agenda allo Stato, pensava che con le stragi, con le bombe potesse dettare delle condizioni con lo Stato. Lo Stato ha reagito e ha mandato in Sicilia di tutto di più. Ma quella nostra, cosa nostra non è morta sul piano fisico, è morta come idea, come progetto, perché era fallimentare quel progetto. Perché lo Stato, lì si trattava di capire se doveva esistere lo Stato o la mafia. E quindi non ha avuto una visione, perché la visione, il coraggio, non è uccidere, ma avere la capacità di strategie per pensare dove quell'organizzazione, dove la sua organizzazione, dove una organizzazione andrà, quale sarà la strada per i prossimi 5 anni, per i prossimi 10 anni. Questo vale per tutti i leader, per tutti i condottieri, qualsiasi cosa si fa, sia lecita che illecita, capire dove vuoi arrivare e se sbagli obiettivo, non solo cadi tu, ma cade tutto l'esercito che hai dietro. E quindi quella cosa nostra è morta sul piano ideologico. Oggi c'è un'altra cosa nostra, diversa, furba. Ad esempio, l'ultimo grande latitante, Matteo, aveva capito perché era furbo, non è diventato collaboratore di giustizia, si era solo messo di lato. Non aveva, non a un certo punto ha virato sulla visione stragista, perché lui, essendo libero, rimasto libero, poteva continuare la visione stragista. Ma ha capito che quella visione era sbagliata. Infatti, ad esempio, l''ndrangheta, quando uomini di Cosa Nostra sono venuti in Calabria per parlare con alcune delle famiglie più importanti di 'ndrangheta sulla piana di Gioia Tauro, nella provincia di Vibo Valentia, quelle famiglie gli hanno detto di no a Cosa Nostra, hanno detto di no allo stragismo, perché era perdente. Sì, c'è stata la morte del sostituto procuratore generale Scopelliti vicino Villa San Giovanni, la morte di due carabinieri, ma quelli si tratta di favori che famiglie di 'ndrangheta hanno fatto a Cosa Nostra. Ma non possiamo parlare di 'ndrangheta che ha aderito allo stragismo, altrimenti la storia sarebbe stata diversa in Calabria. Perché le famiglie più importanti di 'ndrangheta non hanno partecipato a quelle riunioni? Quindi la visione, l''ndrangheta è stata lucida in questa visione, anche perché l''ndrangheta non aveva bisogno dello stragismo, perché l''ndrangheta, attraverso la santa, che è la prima dote della società minore, attraverso la santa ha avuto la possibilità della doppia affiliazione. Far parte dell''ndrangheta e far parte di logge massoniche deviate. All'interno delle logge massoniche deviate, l''ndrangheta ha avuto la possibilità di avere rapporti già dal 70 in poi,
rapporti con uomini delle istituzioni, rapporti con i qua della pubblica amministrazione, rapporti con la politica. E quindi in questa loggia massonica deviata, in queste logge massoniche deviate, c'è una stanza di compensazione dove era possibile mediare. Nella filosofia criminale dell''ndrangheta c'è stata sempre l'idea che o in appello o in Cassazione uno sconto ci sarebbe stato. Quindi l''ndrangheta non aveva interesse a partecipare allo stragismo, non aveva interesse a scontrarsi con lo Stato. L''ndrangheta ha sempre cercato accordi con un uomo delle istituzioni.